Francesco Di Fulvio, una tripletta, soprattutto il gol che ha dato il là a questa goleada all'Australia, che partita è stata? Ma una partita forse più dura di quella che è sembrata, a parte il risultato abbiamo dilagato alla fine, però è stata una partita molto fisica, loro sono molto forti soprattutto fisicamente anche a livello natatorio, però sono contento che ci siamo liberati loro molto facilmente, soprattutto terzo e quarto tempo, perché dopo il 4-0 comunque sono rifatti sotto sul 5-3, non hanno mollato, però siamo stati bravi a reagire e a continuare a giocare. C'è stata una partita difficile già contro la Spagna, diciamo uno scontro diretto, adesso ne arriva un altro altrettanto difficile contro l'Ungheria. Sì, io penso che dobbiamo essere grati alla vita che ci fa fare questi tipi di partite. Prima di tutto partite mondiali, non tutti le possono giocare. In più ci aspetta un quarto di finale in questa magnifica piscina contro l'Ungheria, che giocano a casa davanti a 10.000 persone. Quindi, ripeto, dobbiamo essere grati e continuare a lavorare, perché secondo me siamo sulla strada giusta. C'è un bellissimo gruppo. C'è entusiasmo, soprattutto i nuovi innesti hanno portato qualcosa in più, quindi sono veramente contento. Grazie. Grazie.